ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi torniamo con la pubblicazione regolare dei vari video sul canale. Come sapete ho avuto un po' di problemi perché mi stava morendo questo telefono che io sto usando per registrare, quindi devo aspettare che arrivasse il telefono nuovo onde evitare di rimanere totalmente a piedi. Però da oggi torniamo alla grande con la programmazione già stabilita. E partiamo, come avrete letto dal titolo qua sotto, parlandovi di uno degli ultimi libri che ho letto. Il libro in questione è Il Circo dell'Invisibile di Camilla Morgan Davis, edito dalla Dunwich Edizioni per un prezzo di 11,90€ il cartaceo, ma non mi ricordo l'ebook. Comunque qua sotto vi lascio il link alla pagina di Amazon tramite ovviamente link d'affiliata se volete darci un'occhiata. Il libro mi è stato gentilmente spedito direttamente dall'autrice, che io ringrazio calorosamente, come già ho fatto via email, come ho già fatto anche su Instagram eccetera eccetera, e la ringrazio anche perché all'interno mi ha lasciato una piccola dedica. Come già avevo anticipato nel book haul del mese di giugno, che è uscito una settimana fa più o meno, questo libro mi è stato proposto direttamente dall'autrice, come ho anticipato prima, tramite una mail bellissima che andava a descrivere i contenuti di questa storia. Una storia davvero che solo a leggere, diciamo, la sua descrizione a me come lettrice aveva assolutamente tanto incuriosito. Ci troviamo all'interno di quelli che sono mondi circensi, quindi il mistero del circo, tutta la magia che ci si può trovare dentro, nel sottofondo, dietro le quinte, ed è tutto questo che si trova all'interno anche di questo libro. Per molti aspetti mi ha ricordato un po' quella meraviglia che è stato per me Il Circo della Notte, che ho letto inizio anno, e devo dire che avevo aspettative alte da come me l'aveva descritto l'autrice e sono state tutte assolutamente mantenute. Non mi ha per nulla deluso questo libro, anzi mi è piaciuto veramente tantissimo, tanto da dargli 4,5 stelle. Non gliene ho date 5 per un piccolo dettaglio che vi andrò a descrivere dopo, però direi di partire iniziando parlandovi della trama. La nostra protagonista è la ragazza che vediamo in copertina, Clio. Clio è una ragazza scappata di casa, una quindicenne che ora vive per le strade di Edimburgo e che dorme assieme a una sua amica all'interno di una vecchia fabbrica di pesce, una cosa del genere doveva essere, se ricordo bene. Lei vive di stenti, cerca il cibo nella spazzatura oppure chiedendo l'elemosina per la strada, e questa ormai è la sua vita da un anno a questa parte, fin dal momento in cui all'interno della città è arrivato il circo dell'invisibile, un famoso circo che gira tutto il mondo e che per ora ha trovato la sua tappa a Edimburgo. Lei è sempre stata molto attratta dal circo, sua nonna Odette le ha sempre parlato in maniera molto fantasiosa, molto magica, di questo particolare luogo dove si svolgono magie, misteri eccetera eccetera, quindi lei si è sempre sentita molto attratta da questo mondo, l'ha sempre molto incuriosita, tanto che per vari avvenimenti che non sto a raccontarvi, entra letteralmente a far parte di questo circo dell'invisibile, anche se in realtà il circo non cercava proprio lei. La sua vita all'interno del circo è una vita molto particolare, è una vita quasi da sogno, da come ce la descrive. Un sogno bellissimo che l'ha portata a vivere finalmente una vita nuova, una vita dove lei si sente realizzata e dove può fare quello che vuole. Infatti lei sarà la ragazza sirena. Lei ha sempre amato nuotare, sin da piccola avrebbe sempre voluto essere come una sirena, avere le squame, la pinna e nuotare nel mare aperto, e questo lo potrà fare solamente in una vasca un po' più piccola. Però ovviamente, come ben sappiamo, il circo ha sempre molti segreti, molti misteri, e questo non è da meno, anzi tutti quei segreti, tutti quei misteri che si possono trovare dietro il tendone di un circo qua sono assolutamente raddoppiati, e ovviamente non è tutto oro quello che luccica. Non vi voglio dire più nulla perché secondo me deve essere veramente scoperto pian piano, pagina per pagina, in quanto è una storia che veramente cattura il lettore dall'inizio alla fine. Io ci ho messo un pochino a leggerlo perché con questo caldo ho passato un periodo di molto mini blocco del lettore, però se volessimo comunque calcolare in generale il tempo di lettura, io in 2 giorni, forse 3, l'ho fatto fuori. È un libro che veramente rapisce dall'inizio alla fine per le sue ambientazioni così cupe ma così allo stesso tempo da sogno, così belle, particolari, che nonostante tutto, comunque nonostante gli avvenimenti non siano e non risultino così tutti rosi e fiori, ma sin dall'inizio della storia vieni totalmente catturato come se ci fosse una qualche magia che ti trascina all'interno delle pagine. Infatti una cosa che ho davvero molto apprezzato leggendo questo libro è il metodo di scrittura dell'autrice, che sembra quasi prenderti per mano e trascinarti all'interno della storia passo dopo passo, come se ti aiutasse a ballare un valzer. Sapete quelle danze lente ma che poi in certi momenti hanno picchi un po' più veloci? Ecco, questa è la sensazione che ho avuto
molto leggendo questo libro ed è una sensazione assolutamente piacevole, perché è come se tu fossi accompagnato all'interno di una danza che pian piano prende forma e che diventa sempre più movimentata e che sempre di più ti coinvolge, tanto che non riesci proprio a fermarti finché non arrivi alla fine. Tutta la vicenda viene suddivisa in quattro atti di uno spettacolo di un circo, se volessimo dire così. Infatti questo rende la lettura ancora più scorrevole e ancora più, diciamo, lineare, e la cosa che ho apprezzato anche oltre a questo è che il 99% dei capitoli di questo libro sono veramente molto molto brevi, non vanno oltre le tre facciate di pagina, e questo a mio parere, anche se, e questa è la piccola piccola pecca che ho trovato, rende secondo me la storia troppo frettolosa in certi aspetti, ecco perché non ho dato 5 stelle piene, comunque rende la lettura molto fluida, perché essendo capitoli molto brevi riesci comunque a rimanere ancora più attaccati. Io sono una persona che preferisce i capitoli più brevi, magari non troppo, però non troppo lunghi, perché comunque io mi fermo sempre magari dopo aver letto un capitolo, anche prima di andare a letto, però quando i capitoli sono troppo lunghi la cosa non mi piace tanto, perché è vero che se un capitolo è lungo vuol dire che l'autore o autrice ha molto più da dirci, però secondo me, come in questo caso, tante cose, anche se l'autrice ha tante cose da dirci, si possono centellinare all'interno di capitoli un po' più piccoli. Ovvio che questo, come secondo me succede in questo caso, può portare a volte a una storia un po' più frettolosa, ogni capitolo ricco di tantissimi eventi che magari alcuni manco vengono spiegati al 100%, però questo è il caso, ma in una maniera molto molto minima, infatti non mi ha dato poi così tanto fastidio. I personaggi secondo me sono uno più bello dell'altro e caratterizzati uno meglio dell'altro, sono per la maggior parte personaggi molto particolari, molto misteriosi, ed ognuno di loro ha alle spalle un passato non proprio gioioso, non proprio felice. In particolare ci viene presentato soprattutto ovviamente il passato di Clio, che come ho detto non vive una vita proprio bellissima all'interno della sua famiglia, infatti questo la porterà a scappare, soprattutto dopo la morte della nonna. All'interno della sua famiglia succede veramente di tutto, capirà di essere non del tutto ben voluta, quindi lei scapperà di casa e andrà a vivere per strada. Ma anche altri personaggi che noi incontriamo, impariamo a conoscere magari più di altri all'interno del circo, possiede comunque un passato non del tutto rose e fiori, ecco perché il circo cerca sempre persone che hanno queste vite, perché sono persone che comunque non hanno nulla da perdere psicologicamente all'interno del loro essere, e quindi il circo le cattura e le trascina all'interno del suo tendone, e qua li porta a vivere comunque una vita totalmente nuova, una vita magica divisa un po' fra il sogno e l'incubo. Una cosa che ho assolutamente adorato, e spero che questa sensazione sia venuta anche a tutti gli altri che hanno letto questo libro, perché so che anche Sara di Orange Dance and Raur l'ha letto, anche Gabriella di Fangirl in Love with Books, so che il piccolo Ruby l'ha comprato per leggerlo. Mi piacerebbe sapere anche la vostra impressione su questo. Leggere questo libro mi ha lasciato una sensazione molto particolare, nonostante la trama si svolga comunque all'interno della nostra contemporaneità circa più o meno, mi sono ritrovata, grazie ad alcuni avvenimenti, anche la descrizione di alcuni elementi, personaggi, ma anche il modo proprio di scrivere dell'autrice, come se mi ritrovassi a vivere all'interno di uno di quei film muti o all'interno di quelle fotografie in bianco e nero di fine 1800, inizi 1900, ed è stata una sensazione meravigliosa, un po' come anche se tutta la vicenda si muovesse all'interno di quei primi film, di quelle prime pellicole, un po' allo stile della Georges Méliès, avete presente Voyage dans la Lune, quello che si vede anche all'interno del film del libro di Hugo Cabret, ecco, mi ha dato assolutamente quella meravigliosa sensazione di film vecchissimo o comunque prime pellicole che si svolgono a fotogrammi. È stata una sensazione assolutamente bellissima, perché io adoro queste cose, quindi è un motivo in più che mi ha fatto ancora di più amare questo libro, che secondo me può veramente piacere a tantissime persone. È un libro davvero molto particolare. Se vi piacciono le storie a carattere circenso, intrise di magia, mistero, sogno e incubo, sicuramente ve lo consiglio. Se avete letto Il Circo della Notte lo amerete sotto ogni punto di vista, perché comunque ha molti aspetti che richiamano ovviamente quel libro, perché secondo me è un po' un filo conduttore che hanno tutte le storie riguardanti i circhi, la magia, il mistero. Quindi se vi piace questo genere di libri, assolutamente io mi sento di consigliarvelo a scatola chiusa. Per tutti gli altri, ecco, spero di avervi giusto giusto un po'
incuriosito. Io ringrazio ancora l'autrice per avermi gentilmente omaggiato della copia cartacea del romanzo, le auguro veramente tanta fortuna perché questo libro è una meraviglia e sono veramente curiosa di leggere altro di suo, mi andrò assolutamente a informare su internet su che cosa ha scritto ancora e quindi io la ringrazio ancora e complimenti davvero per la bellissima storia. Ok ragazzi, il video è terminato, mi raccomando fatemi sapere qua sotto se vi è un pochino incuriosito, se avete letto questo libro, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto e come sempre vi ricordo, ho detto anche all'inizio, comunque qua sotto i vari link, Snapchat, Facebook, bla 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 e anche il link da affiliata ad Amazon per quanto riguarda il libro o in generale. Noi ci vediamo giovedì con un nuovo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!